Volare tra le sponde dell'Oceano Atlantico tra Palermo e New York costerà meno di 400 euro. Dopo alcuni anni di stop imposti, soprattutto a causa della pandemia Covid, è stato risollevato il ponte aereo tra la Sicilia e la Grande Mela. Il primo aereo decollerà il prossimo 9 giugno da Punta Raisi, l'aeroporto Falcone e Borsellino. Saranno inizialmente due le frequenze settimanali con partenze ogni domenica e martedì a cura di Nesair, compagnia aerea del gruppo Alpitour, che utilizzerà moderni Boeing 787 da 355 posti, offrendo al mercato una capacità aerea quindi pari a 710 posti settimanali. Dopo Palermo e Catania, il nuovo volo intercontinentale è stato presentato ad Agrigento nel foyer del Teatro Pirandello su iniziativa del distretto turistico Valle dei Templi. I biglietti sono già in vendita a gonfie vele, complice il basso costo, a fronte invece del caro voli nazionale che incombe lungo le tratte da e verso le isole maggiori, Sicilia e Sardegna. Il paradosso, volare verso New York da Palermo costerà meno che verso altre destinazioni italiane. Abbiamo il privilegio di presentare giusto qui ad Agrigento, capitale della cultura del 2025, il nuovo volo diretto Palermo-New York. Per noi è motivo di vanto e di orgoglio di iniziare questa campagna di promozione proprio ad Agrigento e riteniamo che sia un collegamento davvero strategico, non soltanto per i collegamenti ordinari, ma soprattutto per quel turismo delle radici che sta riannodando sempre di più il territorio con gli Stati Uniti d'America. Sindaco, riecco la tratta aerea Palermo-New York, la presentazione ad Agrigento, perché? Ma la presentazione dell'Agrigento perché Agrigento, grazie a questa opportunità che abbiamo raggiunto di Capitale Italiana della Cultura 2025, sarà una meta fondamentale per i turisti. Di solito i turisti che vengono da New York fanno New York-Roma e poi fanno un altro volo, o Milano, o Venezia, o Firenze. E quindi possono anche fare Palermo, ma si fermerebbero a Palermo. Invece, direttamente, se noi facciamo la New York-Palermo e poi se siamo in grado di organizzare delle navette direttamente dall'aeroporto ad Agrigento, concordate quasi ogni ora in concomitanza degli arrivi, come se il turista facesse New York-Agrigento. Perché questa presentazione ad Agrigento del volo Palermo-New York? Intanto lasciatemi dire che sono particolarmente orgoglioso a nome della DMO, della presenza dei rappresentanti dell'aeroporto di Palermo e della NEOS che hanno deciso di volerci gratificare con la loro presenza oggi qui. È un momento importante perché Agrigento, in prospettiva di questo lancio di Capitale della Cultura, che non può e non deve essere un momento isolato, ma un momento di sviluppo, si proietta nella sua promozione anche negli Stati Uniti. Il volo è un volo diretto Palermo-New York e noi in questo momento stiamo facendo la presentazione del volo qui ad Agrigento, ma l'obiettivo è quello di fare un co-marketing negli Stati Uniti in modo tale da veramente valorizzare questa nostra terra e dare l'opportunità a tanti turisti americani, che sono ovviamente un segmento per noi fondamentale, di venirci a trovare e di venirci a scoprire e riscoprire.